ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo arrivati, signori, finalmente su un nuovissimo vlog, ragazzi. Finalmente, dopo veramente un casino di tempo, siamo finalmente tornati su un vlog. Io, signori, sono stracontentissimo, non vedevo l'ora. Infatti ne ho approfittato per farvi scrivere qualche domanda sotto la pagina Facebook. Me ne sono arrivate veramente un bordello. Ragazzuoli, senza perderci chiacchiere, oggi però, oltre a farvi comunque leggere qualche domanda, come vedete tra il titolo, siamo anche su un, diciamo, un unboxing che ho partecipato con Loot Crate, dove ovviamente troverete il link in descrizione qua sotto. Però ci arriveremo tra poco. Momentaneamente concentriamoci un attimo qui su poche domande che vorrei che vado a rispondere, ma sono veramente molto interessanti. Ovviamente, signori, questo video vi invito a lasciare subitoissimo un bel like, ma proprio subitissimo. Ne facciamo ovviamente tantissimi altri, arriviamo a 20.000 like, mi raccomando. Scrivete anche qua sotto altre domande che avete da farmi, senza nessun problema. Possiamo iniziare subitissimo con la prima domanda che ce la fa Ludovico. Ciao Joker, quando andavi alle superiori, ha mai fatto una cazzata enorme fino a finire la preside? A me hanno rotto il naso lanciandomi un portacolori in aria. Bella Joker, saluto. Intanto ciao Ludovico. Allora sì, ragazzi, io ho fatto, tutti di noi hanno fatto delle cavolate immense quando andavamo a scuola. La più cavolata io l'ho fatta più che altro che alle superiori, l'ho fatta alle medie, dove praticamente non so per quale stupidissimo motivo, ragazzi, perché sono, ho fatto una cosa stupida proprio. Avevo lo zaino, quello dell'Invicta, quelli grossi, ragazzi. Vi ricordate i zaini, quelli proprio che si portavano un po' di tempo fa, quelli giganti dell'Invicta? Praticamente era strapieno di quaternoni con gli anelli, libri di grammatica che erano così, che poi io di grammatica infatti però lasciamo perdere. Libri assurdi così, regarti tipo 500.000 pagine. E praticamente che è successo? Era stracolmo di roba sto zaino. E avevamo noi delle scale dove poi ci portano all'uscita della scuola. Non so, raga, che mi è venuto in mente. Io prendo questo zaino, ok? Non lo so per quale motivo l'ho lanciato dal piano sopra a di sotto alle scale all'uscita appunto della scuola. Quindi la marmassa di gente che passava, io prendo sto zaino con degli amici miei, lo lancio di sotto. A chi vado a beccare? Alla ragazza che mi piaceva. Ragazzi, vi giuro su Dio, non sto scherzando, ragazzi, pare una barzelletta. Vado a prendere proprio la ragazza che mi piace. Questa era carcola, era secca così, raga, così, come il telecomando. L'ho presa para in capoccia, l'ho sdraiata lì per terra, cominciava a piangere. Io, raga, io sono scappato. Raga, io vi giuro, non ricordo come se fosse oggi. Prendo sto zaino, lo lancio così, fortunatamente neanche l'ho lanciato a depotenza, ma lanciandolo così vado a prendere 10.000 persone. Chi? La ragazza che mi piaceva. Ovviamente poi un amico mio ha detto che è stato lui, si è preso la colpa perché mi piaceva sta ragazza, quindi si è preso la colpa lui. Infatti ancora ti ringrazio, grazie mille se stai guardando questo video. Quindi, raga, ho fatto una cazzata immensa, non la fate perché è pericolosissimo, perché poi l'ho uccisa, praticamente è morta. La seconda domanda, ragazzi, ce la fa Ciccio, mi dice: fuck, ciao Joker, sono un tuo grande fan e volevo farti questa semplice domanda. Ti è mai capitato di non poter realizzare un sogno, come diventare un calciatore o robe simili, per colpa degli altri ragazzi con cui partecipavi? Se facciamo l'esempio del calciatore, intendiamo per colpa dei compagni di squadra. A me è successo, come avresti reagito se fosse successo a te? Un saluto, se vuoi, se mi farebbe piacere. Ciao intanto, ciao, ciao Ciccio. Allora sì, diciamo che non è che io da piccoletto, ragazzuoli, giocavo in una squadra di calcio, calcio a 11, facevo l'esterno sinistro, dove ero comunque veramente, veramente forte. Allora, vi spiego subito che quando giocavo io a calcio, raga, pesavo come minimo un terzo di quello che peso mo', quindi quello è poco ma sicuro. Però ero veramente bravo, raga, veramente bravo, che se poteva essere che se continuavo, sicuramente avrei avuto qualche possibilità. Ma non dico perché comunque, ragazzi, ero veramente bravo. Poi mi piace veramente un casino. E comunque diciamo che sono stato costretto a rifiutare a giocare, perché poi comunque avevo un allenatore che purtroppo, io perché dico pull, invece purtroppo, diciamo che aveva comunque preferenze nella squadra. E non dico che stavo sempre in panchina, però tutte le volte che giocavo benissimo. Infatti facevo anche i complimenti. Però diciamo che poi ci sono state delle discussioni, perché io volevo giocare sempre di più, invece alcune partite mi lasciavano in panchina e io rosicavo come una bestia. Quindi purtroppo poi alcuni compagni un po' troppo spavaldi e cose varie, alla fine ho rinunciato a quel mio piccolo sogno, diciamo, anche di giocare a calcio. Però sti cavoli, io ho reagito in modo che vaffanculo, si va avanti con la vita, non deve succedere nulla, non vi fate mai abbattere. Anzi, vi dico una cosa: se vedete comunque, non so, avete una piccola passione per il calcio, oppure io ho avuto la passione del DJ, che purtroppo anche lì, se non hai calcio in culo oppure altre cose,
non riesci ad andare avanti. Io comunque con la musica, o DJ, sono bravissimo. Purtroppo, vi ripeto, ho detto 10 volte, non vi posso fare un video perché per questioni di copyright, sennò l'avrei fatto veramente molto volentieri, mixare delle canzoni con voi, sarebbe stato veramente qualcosa di fighissimo. Anche lì nel mondo DJ ho avuto diciamo delle delusioni, perché mi aspettavo delle cose e poi invece in realtà te lo schiaffano in quel posto. E ragazzi, devi andare avanti, anzi, se ci credete, se vi piace quella cosa che fate, fatela, anche se avete comunque compagni contro, allenatori, DJ, quello che vi pare, fatelo lo stesso, credeteci, perché comunque non è mai dire mai e mai arrendersi. Io purtroppo ho fatto delle cavolate che mi sono arreso e diciamo un po' me ne sto rimpiangendo di quelle cose, però ragazzi, mi raccomando, fatelo, se ci credete, fatelo fino alla fine. Un'altra domanda ce la fa Luca, mi dice: fa che giochi, come ritieni che stia andando il tuo cammino su YouTube fino ad ora? Ti senti orgoglioso di quello che hai fatto? E se potessi tornare nel passato a cambiare qualcosa, lo faresti? Bello giocherino, un abbraccio. Allora, Luca, questa è una bellissima domanda. Sì, sono super, iper, mega contentissimo del mio cammino che sto facendo su YouTube, perché siamo arrivati e superato gli 800.000 iscritti. Credo che prima che ho pubblicato questo video già siamo arrivati su 800.000 iscritti. Forse sì, forse no, o forse ci siamo quasi. E quindi, raga, il mio cammino su YouTube è qualcosa di eccezionale, qualcosa di... È un sogno, ragazzi, che si è avverato. Questo è un sogno che si è avverato. E quindi sono stracontentissimo di come stiamo andando. Perché io parlo di noi, perché siamo noi, ragazzuoli, che andiamo più avanti, e voi che mi supportate a casa. Quindi sono veramente stracontentissimo. Se dovessi tornare indietro, forse non farei solo FIFA la sera sul canale, l'avrei gestito in un modo differente. Non credo, perché comunque stiamo andando benissimo così. Io sono contentissimo del nostro cammino. Quindi chi se ne fotte, mai pensare al passato. Viviamoci come stiamo andando qua e divertiamoci. Quindi rimarrei così, guarda, senza cambiare nulla. Anzi, non voglio cambiare nulla. L'ultima domanda, ragazzi, velocemente, perché poi voglio far vedere quell'altra cosa. Praticamente mi dice Martina, mi dice: segui qualche serie TV? Se sì, qual è o quali sono le tue preferite? Sei un grande, gioca e mi saluti. Allora, ciao Martina, mi mando un grandissimo abbraccio, un bacione grandissimo. Sì, seguo delle serie TV. La principale che amo da morire è The Walking Dead, ragazzi. Ma chi è che non ama The Walking Dead? Cioè, veramente spettacolare. Anzi, io di serie TV seguo solo quella. All'eccellenza, proprio, l'eccezionalmente della serie TV. Anche perché ci preparano Apocalisse Zombie. Io già sono pronto per Apocalisse Zombie, raga. Fidatevi, mi metto dentro casa, mi barico con 7000 Kalashnikov, bomba a mano, fumogene, coltelli o spada, tipo quella cosa, come cacchio si chiama, Michelle, la Michonne. Mi metto lì con la spada, faccio la strage, raga. The Walking Dead tutta la vita. Ok, ragazzi, invece adesso sono qua per farvi vedere con... ho partecipato con un sito, praticamente, dove mi mandano dei box, chiamiamoli box, con delle cose dentro che io non so cosa siano, non so cosa ci sia dentro questo box. E sto parlando di Loot Crate, ragazzi, questo qua. Ovviamente questo è un box dove vi mandano degli oggetti a random al mese, facendo anche un abbonamento se siete interessati. Trovate il link qua sotto nella descrizione. Voi, che so, pagate tipo $20, una cosa del genere, quindi pochissimo, raga, probabilmente una cazzata. E vi mandano un box con dentro delle cose a random che vi può veramente far piacere. Poi se ci sono dei vari box, voi potete anche scegliere. Questa, raga, Loot Crate, ho deciso di partecipare perché con questo sito, perché è molto bello e interessante, e l'ho visto anche fare da qualche altro youtuber, e pure io ne ho approfittato per farlo. Allora, ci andiamo ad aprire questo box e andiamo subitissimo a vedere cosa c'è dentro. Io, ragazzi, non lo so, quindi apriamo il box. Allora, prima cosa... No! Che spettacolo, signori! Allora, abbiamo la scatola personalizzata, che è bellissima. In più abbiamo... Eccolo qua, ragazzi! Non so se lo vedete. Il pupazzetto di Deadpool! Ve lo faccio vedere, è bellissimo! Eccolo qua, il pupazzetto di Deadpool, vedete? Bellissimo, raga! Bellissimo, col Deadpool. Io lo amo, raga. Questo neanche me lo... questo neanche lo aprirei. Giusto perché siete voi, ve lo faccio vedere. È qualcosa di epico, raga. Bellissimo, con le spade. No, è bellissimo. Anzi, lo rimetto anche qua dentro perché non mi va di rovinarlo. Ah, mi mandano anche una maglietta. Vediamo un po' una magliettina. È bellissima! Sempre di Deadpool! A testa in giù, che dice? Toc, che dice? Tacos! È bellissima! Bellissima, di Deadpool, ci mandano una maglietta. No, fermi tutti! Fermi tutti! Personaggi e figurine di The Walking Dead! Stiamo scherzando qui! The Walking Dead a me! L'ho detto prima che è la mia serie preferita, raga. The Walking Dead! Loot Crate, vediamo un po'. Che mi sarà capitato? No, che culo, raga. Mazza che bucio di culo. Raga, mi è capitato Daryl. Mi è capitato Daryl, raga. Me lo faccio vedere subito.
Cioè, guarda che spettacolo. Cioè, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Con la balestra e il personaggino di Daryl. Cioè, che culo, pure qui abbiamo trovato Daryl, che comunque è il personaggio, uno dei personaggi principali della serie. Quindi, massa che culo, giocheri che c'hai. Ma è bellissima. Vediamo un po'. È una spilletta, ragazzi. Bella. Lutnis. Molto, molto bella. È fighissima, raga, ve lo giuro. In più, vediamo un po' cosa ci mandano. Vedo altre belle cosette. Oddio, raga, ma che cazzo sono matti. Delle orecchie. Una collana di orecchie di The Walking Dead. Ma raga, sono orecchie tipo dei zombie. Ma che cazzo. Ma che sono delle orecchie umane. Una collana di orecchie umane. Ma che cazzo dite? No, questo però non lo apro, raga. Non lo voglio aprire questo. Ma è bellissima. È bellissima, raga. C'è un libricino. Un libricino dead, signori. This month, them. Questo mese è a tema morte. Infatti ce l'ha mandato The Walking Dead, che è la cosa principale. E qui mi fanno vedere praticamente. Ah, vedete? Ah, che spettacolo, che spettacolo. Infatti eccola qua. Vedete, ci poteva capitare. Queste sono le orecchie. Qua ci sono i personaggi di Walking Dead. Ora c'è capitato Daryl con la balestra. Ci poteva capitare lo zombie o Rick. Bellissimo. No, Daryl non ci ha detto male. Infatti c'è la maglietta di Deadpool. Vedete? Il personaggio rosso. No, raga, è qualcosa di spettacolare. Le scatole pure sono bellissime. Sono tutte personalizzate. Veramente fantastico, ragazzuoli. Però il personaggino di Walking Dead vince. Abbiamo la spilletta. Abbiamo una maglietta, raga, spettacolare. Io veramente sto box lo amo. Signori, che dire, questo appuntamento può terminare qua. Era un video domanda e un unboxing per far vedere questi prodotti del Loot Crate. Trovate il link in descrizione se siete interessati. Ovviamente, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, arriviamo a 40.000 like, signori, perché questo video deve spaccare dei like. Solo questo box del Loot Crate deve spaccare dei like. Mi raccomando, signori, non demordete, passate sul sito se siete interessati a dare un'occhiata. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, passate alla pagina Facebook, Instagram, sempre in descrizione. E al prossimo video del vostro giocherino. Ciao signori, The Walking Dead Forever e Deadpool. Spettacolare, raga. Ciao.